pietra. Blocchi il treno. Il fenomeno delle borseggiatrici rom non riguarda soltanto Milano, ma anche Roma. Ogni giorno decine di residenti e turisti vengono derubate all'interno delle stazioni metro e c'è chi, come a Milano, ha deciso di segnalarle attraverso i social. Oggi vi voglio spiegare un attimino come non essere rapinati in metro. Simone, detto Cicalone, già molto conosciuto e da anni documenta il degrado e la criminalità anche sui mezzi di trasporto. Stanno tutte qua le ragazzette. Vedete, poi mentre fai la chiusura le riconosci e scappano. Guarda, io faccio due passi, sì. Vedi, arrivano loro, ecco, e ecco. Nell'orario di punta scendono 500 passeggeri e vanno tutti in un corridoio solo, quello è perfetto. Una volta mettono il cappotto sopra, magari lo fanno in coppia, lo fanno in tre, accerchiano. Andiamo a vedere com'è la situazione. Oh, 25 sono. Sono tutte cifre. Quando si chiudono i metro, quando si stanno per chiudere, entrano tutte dentro e nel momento in cui si stanno per chiudere escono tutte in massa insieme. Sì. Un arrivo a Colosseo. Poi riescono pure a dividersi, nel senso che una magari ti dà una botta qua. Io ti lo dico, ma la botta qua fa più rumore di... Se tu stai là vicino, no, che c'è questo, stiamo tutti qua vicino, ti prendo il borsello, un'auto lo taglia e te lo porta via. Questo ragazzo qui ci ha appena fatto che una ci hanno provato a derubarmi oggi, hanno provato chiaramente senza risultato, però ci hanno provato. Come hanno fatto? Se posso chiedere. Avevi questo aperto, ti hanno infilato la maschera. Sì. Vedi, ce n'è un'altra qua. Perché vi comportate così? Perché questo è il nostro lavoro, dobbiamo rispettare l'altro. E guardate, la ragazza che si è coperta il volto, infastidita dalla nostra presenza, inizia a fare una diretta sui social per avvertire le amiche che siamo qui. Fate molta, molta attenzione. Cosa ci fai qua? E le carabinieri che non stanno facendo niente. Forse i ragazzi mi vogliono uccidere. Avete sentito? Ci accusa, mi vogliono uccidere, ma è una strategia per ribaltare la situazione. Dice di essere stata aggredita per scappare via. Perché fate questo? Fammi capire perché. Per quale motivo? Per quale motivo? Dai,